Sindaco, ad oggi due le cose importanti per Giulianova. La prima, nei giorni scorsi l'iniziativa di Fagnano, del manager delle ASL, di attivare la risonanza magnetica nonostante la sospensiva del TAR, e poi oggi la visita di D'Alfonso alla struttura ospedaliera di Giulianova, dove ha richiesto una progettazione strategica da parte vostra, da parte degli operatori, per una collaborazione. E io sono abituato a fare i fatti e non le parole. Ringrazio il governatore della regione Abruzzo e il manager Fagnano. Le dico che il manager Fagnano già da un mese, io sono andato a trovarlo appena si è insediato, una ventina di giorni fa, aveva preso degli impegni e da subito li ha mantenuti. Siamo andati a visitare la residenza sanitaria assistita di Bivio Bellocchio, che accoglierà 45 anziani malati di Alzheimer, e abbiamo sbloccato quella situazione e lavoreremo affinché fra 7-8 mesi venga aperta. Materialmente il Comune di Giulianova ha vinto la causa contro i frati di Pompei, oggi stiamo attivando quella struttura che sarà un fiore all'occhiello della sanità regionale abruzzese. Secondo, avevo chiesto al manager di sbloccare la situazione della risonanza magnetica mobile e lui l'ha fatta, ha avuto un coraggio enorme. Progettazione strategica e collaborazione con gli operatori della sanità, questo è il risultato, possiamo dire, della giornata di oggi, come si attiverà? Allora, questo è il metodo che il Presidente ha voluto dare al sistema sanitario regionale abruzzese in questa fase. Ascoltare, rendersi conto direttamente, siamo presenti direttamente per poter meglio programmare. Le risorse economiche ci sono, è più difficile riuscire a spenderle che a trovarle. Questo è il gap che dobbiamo superare e questo è l'auspicio del futuro.